All'ordine dei giornalisti si è parlato di giornalismo, di tanto, ma anche delle premiazioni per i 35 anni e i 50 anni di lavoro da parte di alcuni giornalisti iscritti all'ordine. Ecco, una persona decana dei giornalisti sicuramente. Ecco, che cosa si prova nel vedere che altri colleghi raggiungono un traguardo che già è stato raggiunto? E poi il giornalismo come sta cambiando? Anche tu sei stato premiato, una bella domanda. Quindi, prima di questa premiazione, che io ovviamente ho avuto e che ora assisto che venga data ad altri, questa giornata è stata bella per me. Te lo dico così senza piaggerie, perché mi muovo stentatamente fra i colleghi ormai, perché è passato del tempo, perché li vedo in altre occasioni. Invece l'ordine, a cui sono iscritto da tanti anni, il sindacato, che ho frequentato perché sono fatto parte del consiglio direttivo del sindacato, cioè le mie esperienze dentro la vita dei giornali e fuori la vita dei giornali, per quanto sia dei giornali, l'ho fatta. Ora questi ritorni, cercando di non farmi prendere da emozioni, da memorie, da ricordi, perché sono un poco così, un po' duretta nella mia estensione così razionale, sono un po' duretta nel senso che vedo ad ampio raggio quelli che sono i limiti, i difetti, i danni che abbiamo subito noi come giornalisti, i danni che abbiamo arrecato noi come giornalisti per un sistema che è tutto sconnesso. E allora io faccio finta che la mia categoria è salva, che si può salvare, che è qua, che in fondo pensiamo insieme, brindiamo insieme, parliamo insieme. Sì, forse un poco per dire... Qual è il crucio maggiore? Prego? Il crucio maggiore qual è? Il crucio maggiore è quello della frontalità. Cioè io vedo che questo momento di inimicizia globale che c'è si trasferisce sempre, anche nel minuto, fra una persona e l'altra. Non è che voglio fare la buonista, perché per carità, anzi non la faccio mai, e neanche la buona perché non so se sono buona. Io spererei di non essere cattiva, spererei che al mio anche interlocutore contrario, non dico che devo tendere la mano, però devo stare ad ascoltarlo. Saluto una collega che se ne va, che non è... Allora. Ecco, guardando il giornalismo dalla carta stampata al piombo a internet, cambia tanto oppure l'indole del giornalista resta sempre quella? Ma io credo che l'indole del giornalista che ha fatto giornalismo, che non ha diciamo 21 anni, resta sempre la stessa anche quando scrive in un sito, anche quando ha un blog, anche quando rimane lui. Rimane naturalmente in posizione diversa, non ha lo stesso vestito, forse ha una taglia diversa, non sappiamo se minore o maggiore. Io ritengo che il progresso che c'è stato con internet, la grande esplosione informatica, abbia recato molti vantaggi e al tempo stesso un grande svantaggio. Non esiste medaglia senza il rovescio, ma non esiste soprattutto una cosa che non sappiamo governare. Ma io dico, noi soffriamo certamente un periodo che ha ripreso, in cui la droga è padrona, ma se tu dai un po' di morfina a un ammalato che sta male, gliela puoi dare. Allora come si gestisce una cosa che vale? Come se noi riuscissimo a gestire il mezzo informatico in un'altra maniera, perché ci sono delle regole, perché ci sono dei rispetti, perché la notizia e queste famose false notizie non tutti si possono difendere, non avessero appunto luogo a procedere, noi avremmo raggiunto la grande novità del tempo. Noi possiamo parlare con nostro figlio che sta a New York, vederlo in faccia, tutto quanto, anche se è pallido ce ne accorgiamo malgrado il colore, ma questo non vuol dire che non c'è dell'altro, che non c'è qualche cosa che ci viene tolta e che la notizia non viene surclassata, che non scrivano delle persone che hanno dell'interesse personale
è il giornalista che ha il suo interesse personale, non è mai quello che ti scrive su internet delle cose mostruose e che tu non sai se sono vere o false, per smentirle. Una persona presa di petto da internet, presa di petto così, non si può difendere. Prima ci potevamo difendere meglio. Quindi voglio dire, la globalizzazione è bella e brutta, tutto è bello e brutto, è il modo in cui noi adoperiamo le cose che ci danno il più bello e il brutto poco, o il più brutto e il bello poco. Quindi io mi auguro che l'ordine dei giornalisti, che il sindacato, se ancora non voglio essere istituzioni, diciamo, ormai ratificate nel tempo, vogliono fare un salto di qualità, si mettono a parlare di queste cose e cercare di far capire che la carta stampata non morirà mai, perché sarà magari un ricordo, sarà poi di nuovo un'invenzione, perché quello che tu ti leggi su un sito ti può andare bene un minuto, ma se puoi approfondire un discorso e te lo vai assolutamente a rileggere in un giornale o a vedere in un giornale, ti piaccia o no l'autore del pezzo, perché se ci vogliamo pensare, in fondo il libro non, l'editore sembrava più non esserci, te lo devi leggere a letto aprendo il tuo piccolo computer, no, il libro te lo leggi sentendo l'odore della pagina, e non c'è dubbio che questo, il più grande informatico, si legge poi il libro come se lo va a comprare in libreria. Tutto può esistere e convivere, è questione di, dipende da noi se vogliamo farlo esistere e convivere, se ce la sappiamo a realizzare comunque la convivenza.